La mia riflessione era a riguardo della conoscenza che abbiamo nel corso del tempo di Dio e delle cose che anche ci riguardano, quindi che riguardano il mondo, che riguardano la nostra esistenza. Mi vado a spiegare. I primi tempi, avendo conosciuto il Signore, ero entrato naturalmente nella conoscenza di tante verità che mi erano, come dire, mi erano completamente estranee un tempo. Quindi le risposte fondamentali, le risposte principali sono arrivate e le cose che naturalmente ci riguardano di persona sono arrivate rispetto a Dio, alla creazione, al destino eterno, ovviamente, diverse risposte. Col passare del tempo, però, mi sono reso conto che noi, nonostante conosciamo Dio e abbiamo questa rivelazione, quest'ultima è atta a portarci a salvezza, ma non a, come dire, speculare su ogni aspetto. Tante cose, per esempio Gesù stesso, parlando in parabole, non entrò più di tanto nel merito, quando si parlava ovviamente anche del male nel mondo o del male anche persino nella Chiesa, Gesù disse che un buon campo era stato posto, però è arrivato un nemico e ha posto della zizzania. Ecco, in questa, diciamo, parabola, in questa parola, ha fatto semplicemente conoscere a noi che si tratta di un elemento estraneo al progetto originario di Dio, il male che purtroppo imperversa. E io mi sto rendendo conto che più passa il tempo, più di fronte a tante cose, io mi trovo senza una risposta, mi rendo conto che alcune cose non ci sono, diciamo, delle risposte che possiamo dare soddisfacenti come a un dolore profondo, ma unicamente contemplare Cristo. È Cristo crocifisso, Lui è la porta del cielo, Lui è colui che ci introduce già da questa vita, già da oggi, in quel destino eterno in cui tutto il male passerà. Ma nel frattempo noi stiamo vivendo la vicenda umana, quindi abbiamo bisogno del suo Spirito Santo, del suo Spirito di amore, che non ci porti tanto a speculare, ma veramente a essere empatici con il prossimo, a piangere con chi piange, a gioire con chi gioisce, a stare, diciamo, in mezzo agli uomini. Gesù ha dato un grande esempio, lui che da ogni eternità era sul suo trono glorioso con il Padre, ha deciso, in virtù veramente dell'amore che aveva per noi, in obbedienza al Padre, di venire qui in mezzo di noi per riscattarci, per riportarci al disegno originario. Quindi, che cosa possiamo comprendere da questo? Quanto ci scrive l'Apostolo Paolo nella lettera ai Filippesi, al secondo capitolo, dice: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non reputò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, da ritenere gelosamente, ma piuttosto spogliò se stesso. Ecco il grande esempio. Non tanto di dare e trovare spiegazioni, ma di avere quella certezza che noi siamo avviati, stiamo camminando verso il regno che è già cominciato nei nostri cuori e che si manifesterà un giorno appieno, dove il male non sarà più presente. Quindi quanto è importante veramente questo aspetto escatologico, questo aspetto ultimo, da tenere sempre ben presente davanti allo scandalo del male, alla sofferenza. Ma mentre siamo in questo cammino, dobbiamo reggerci gli uni gli altri, così come possiamo. Quindi con la preghiera, con la vicinanza, con il sostegno l'un l'altro. Io credo che questo è quello che sto comprendendo. Alcuni aspetti magari li comprendo meno rispetto all'inizio, ma un aspetto che è fondamentale, che sto sempre più comprendendo, è che il cammino cristiano
è un cammino di carità.